suo papà che lo stancava a forza di tirare calci al pallone. E lui veniva e diceva, oh, non ne posso più. Per una donna, poca gloria, pochi soldi, ma è la passione, no? È la passione. Quando torno a casa, questo è... questa stanza, il terrazzo, sono il mio regno. Nessuno mi deve rompere le scatole quando io sono qua. Infatti mi metto fuori, mi tiro tutte le tenne e mi prendo il sole, naturalmente in topless, vabbè, potendo. Questo è l'angolo calcistico. E la morace in primo. Davanti e dietro sono, non so se si vede, io sono quella dietro praticamente. Qui siamo a Washington, davanti a una Casa Bianca, qua eravamo in... qua in tournée, credo, non erano i mondiali. Quella sopra sono quelle due buffone di Raffaella e Nuri. Me l'hanno regalata per il mio compleanno l'anno scorso. Nuri e Raffa sono due creative. Sono due ottime persone dal punto di vista umano, Raffaella un pochino più ingenua e credulona, e Nuri molto sveglia, molto intelligente. Io dicevo, Nuri, tu di questa squadra sei il genio. Lei, come le ho detto, parla meglio l'italiano dello spagnolo ormai. A volte cucina lei, a volte cucino io. All'inizio non la potevo vedere questa. Anzi, ti spiego il primo giorno che io ho incontrato questa cosa qua. Eravamo in ritiro, era luna di notte, e lei doveva rientrare dalla nazionale, quindi è arrivata più tardi, no? Luna di notte, io stavo nel mio letto, stanca morta, il ritiro, perché avevamo fatto gli allenamenti tutto il giorno, stanca, stanchissima. Luna e mezza di notte... boom 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 boom, ciao, sono arrivata, ciao, io sono Raffaella, piacere, di qua, di là. Io, ciao, io sono Nuri. Quindi immagina i primi giorni, i primi tempi, se io la potevo vedere. Questa è la roba d'allenamento. Queste te le frego io perché io non trovo più le mie, quindi. Capito? Mi frega la roba. Pure a me fanno le multe perché non ho la roba del toro. Bella compagna. E così siamo partiti. La Reggiana di Serie A femminile oggi ospiterà il Torino in questa prima giornata. Alla fine 4-0 per noi e mi ricordo che eravamo sul pullman e dicevamo, ma nessuna squadra ha vinto 4-0 e nessuna squadra ha vinto in trasferta soprattutto 4-0 come noi, è un buon segnale. Era un buon segnale, ma non fu una buona giornata quella, perché alla partenza non si presentò il nostro massaggiatore che si chiamava Valentino. Strano, era sempre puntuale, preciso. L'abbiamo chiamato, richiamato sul telefono cellulare, sul telefono di casa. Non rispondeva mai nessuno. E due giorni dopo, il lunedì, ci dissero che era morto, improvvisamente. Sentivamo che il Milan era forte e non riuscivamo a venirne a casa. Che cazzo facciamo? Messi in pensare di essere dei fenomeni!
Non c'è più nessun alibi oggi! Non c'è nessun cazzo di niente! C'è che dovete giocare! E su un campo del genere, appena se tu fai il lancio lungo, appena la palla tocca a terra, schizza 10 metri in avanti, questa è un'altra cosa! Il problema è che sto dicendo... Ma voglio riparare! Ci siamo due così! Però, penso io, la madre, non stata lì! Però, comprendo a buono! Avevamo appena pareggiato. Dobbiamo rischiare, dobbiamo vincere. L'azione successiva, Ilaria Pasqui inventò un passo doppio, orizzontale, lungo la linea dell'area, una finta, un'altra, e poi scaricò col destro, alla destra del portiere. Lei non si allenava con noi, non si allena con noi, si aggrega il venerdì perché per ragioni di lavoro vive a Roma. Gioia è un gol. L'emozione che si prova a fare un gol è assolutamente indescrivibile, perché non c'è nulla di paragonabile, è un'emozione pura, è una sensazione, in quel momento ti senti veramente la persona più, più forte, cioè in quel momento tutto gira, è come se tu fossi al centro di qualcosa che gira assolutamente intorno a te, però poi dura veramente qualche istante e non è riproducibile perché il gol successivo l'emozione è diversa. Quarta giornata in casa con la Torres. La Torres è una delle società più blasonate dell'intera Serie A femminile. Determinante fu Tatiana Azzorri con le sue punizioni, i suoi assist. Onestamente non era un risultato che rispecchiava il valore in campo, però vincevamo, e vincevamo talmente bene che a un certo punto dissi al nostro portiere di riserva, che si chiama Chiara Serafino, vieni Chiara, dai, dissi, stiamo vincendo 4-0, dai, vai dentro tu. E così ha esordito nella sua stagione. Appena entrata, poverina Pamela Conti fece un numero straordinario, tirò dal limite e gliela mise giusta nel set. Allora noi tutti ad incoraggiarla, vai Chiara, non è successo niente, ma vedevamo che era scossa. Per curiosità del destino, subito dopo una palla ancora, mi pare, di Pamela Conti, una palla arcuata sotto la traversa, e lei fece un balzo straordinario. Eravamo molto felici alla fine di quella partita, siamo stati molto felici perché dopo 4 giornate eravamo a punteggio pieno ed eravamo la sola squadra di calcio femminile della Serie A in testa alla classifica. Stavano cercando